L'avvio è quasi da libro cuore, tanto che viene da chiedersi: sono davvero loro? Il faccia a faccia a conto alla rovescia tra Andrea Greco e Andrea Di Lucente va avanti all'insegna del fair play. Sul tavolo il bilancio disastrato della regione, la sanità da rimettere in piedi con il contributo della commissaria De Grassi, la campagna vaccinale che in Molise va meglio che altrove e ancora South Beach progetto, dicono i due Andrea, da approfondire magari insieme, e la zona gialla. Greco si smarca quando il conduttore Pasquale Damiani lo pungola sul Big Bang dei 5 Stelle. È anacronistico, dice, parlare di problemi interni ai partiti mentre la gente è alle prese con un momento terribile. Fin qui tutto liscio, il dibattito si infiamma quando Di Lucente accusa Greco e soci di utilizzare due pesi e due misure. Al centro del duello la posizione di Michele Iorio. Raccontaci dell'accordo segreto, incalza Di Lucente. Con Iorio ti ci sei candidato tu, rinfaccia Greco. I silenzi e le amnesie che avete voi del movimento ultimamente, anche in consiglio regionale, sai bene a cosa mi riferisco. Quando si tratta di alcune persone in consiglio regionale chiedete anche la testa, così come è stato per Andrea Di Lucente, per Salvatore Micone o per altri. Poi quando si tratta del tuo amico Michele Iorio, invece, guarda a caso, me fa sorridere che lei continua a parlare del mio amico Michele Iorio. Ah, Andrea, ti sei candidato insieme a Michele Iorio. Hai ragione. Puoi dire che è amico mio. Cioè, voglio dire, voi oggi governate grazie ai voti di Michele Iorio. Quindi non è amico mio, è alleato tu. Capire i tuoi amici di partito cosa ne pensano del tuo accordo segreto col consigliere Iorio. Vorrei sapere proprio cosa ne pensa la nostra collega Manzo, stessa che non ha neanche firmato gli emendamenti al bilancio con voi. Se fosse un'altra persona, ti dovrei dire: guarda, questa è semplicemente da querela, questa roba. Mi viene da ridere, perché chiaramente non lo fa. Non c'è nessun accordo. E voglio dire una cosa: questa cosa degli emendamenti non firmati dalla collega Manzo. La collega Manzo ha firmato gli emendamenti digitalmente, noi li abbiamo firmati manualmente. Quindi gli emendamenti sono firmati da tutti e sei consiglieri. Probabilmente buon per voi. I documenti che vi sono arrivati, siccome non è riportata la firma digitale, che invece è agli atti, voi leggete 5 firme, ma ci sono 6 firme su quei documenti. E voglio smentire categoricamente che ci sia qualsiasi tipo di accordo con Michele Iorio, e se se lo vuole sentir dire, io l'ho detto già in altre occasioni, per me Michele Iorio si deve godere la pensione, ma io a Michele Iorio glielo dico oggi, glielo dicevo allora e glielo dicevo 10 anni fa, all'epoca della candidatura e 10 anni fa. Lei invece politicamente esiste anche grazie a Michele Iorio. A me dispiace dovervi ricordare queste realtà. Così come oggi voi governate grazie ai voti di Michele Iorio, quindi dire a me che c'è un accordo, cose del genere, fa ridere, perché chiunque mi conosce, chiunque conosce la mia storia personale prima che politica, sa che prima di fare un accordo con Iorio me ne tornerei a fare altro, cioè non farei nulla di tutto ciò, forse non è chiaro. Siete voi che invece siete capaci di rimestarvi, di passare da un partito all'altro, da destra a sinistra, in perfetta continuità con il passato, poi guardate al passato e dite: ma ora bisogna vedere chi è, per esempio, che ha fatto i debiti. Hanno fatto i debiti le stesse persone che con i loro voti oggi vi permettono di governare.